praticamente niente, è cambiata solamente la tomaia. Non mi ricordo se queste stringhe fatte così c'erano già sul. Andrea, ti devo annunciare una cosa importante, che in questo caso il taglierino ce l'ho a disposizione, te lo invio tra poco, te lo mando tra poco, però oggi dovrai aprire due pacchi, un pacco che arriva da Hong Kong, ho messo pure la foto su Instagram, Vista. e invece un pacco di una scarpa che mi è appena arrivata, che ho comprato per me, che comunque secondo me ti piacerà moltissimo. Vediamo un po' se riesci a indovinare quanto pesa e di che scarpa si tratta. Inizio lanciandoti il pacco, è importante. Questo pacco sono il primo, siamo i primi in Europa ad averlo, quindi è di un marchio che ti piace molto. Wish. Questo lo apro senza. Secondo me non c'è problema. Tra l'altro si sono sbagliati per il numero di telefono, quindi è stata una disavventura. No, non posso indovinarlo. Non puoi indovinarlo. Taglierino. Ah, è chiuso. Ciao proprio. Tac. Sembra molto private label, però, comunque. Se parlassi in italiano, lo sai che. Senza marchio. Smartwatch V12, W12. È un orologio, uno smartwatch cinese Xiaomi, di una sottomarca di Xiaomi, ma Ah. comunque dicono che sia molto 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 carino. Max, sai qual è il problema? Domanda secca. Si interfaccia con Strava o Secondo me non ha il GPS, però no? non lo Ah, so. e allora? Senza smartwatch, senza GPS. Xiaomi aveva fatto il suo con il GPS carino, davvero lo stavo puntando, ma ho visto che non si interfacciava con Strava, peccato. Appena si interfaccerà con Strava, credo che sarà il mio prossimo acquisto. Beh, però questo secondo me dicono che sia uno dei migliori, è quello che ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Io ho pagato, non so, una quantità infinita di soldi in dogana, quindi giusto per dire. Sai qual è il problema? Poi se vuoi taglialo, ma se non ha il GPS, male male. Taglialo Non ce pure. l'ha il GPS, ma sì, ma non c'è problema. Hai ragione, per te non è fondamentale. No, secondo me, te l'ho detto, quello lì di Xiaomi, il Mi Watch, mi pare che si chiami, davvero carino, uno smartwatch fatto bene con il GPS, secondo me è bella l'idea. Vabbè, niente, lo vedremo in azione. Lo testiamo sulla pista di Garbagnate. Con i passi, anche il sensore cardio, Cosa ne pensi? ma è carino, cioè nel senso se dovessi andare a un matrimonio lo potrei anche utilizzare. Vabbè, dai, la settimana prossima lo testiamo. Mettilo giù che ti lancio la scarpa che No, aspetta, invece. aspetta che c'ho in mano, testiamolo e così vediamo la precisione, perché in effetti. Io iniziai a correre, non so se te l'avevo mai raccontato, con l'iPod, quello quadrato che si poteva mettere come orologio. Preparavo la mia prima mezza maratona con quello e quando ritornavo a casa mi diceva che avevo fatto 18 km, ero contentissimo perché seguivo la tabellina, dovevo farne 18 e poi ho scoperto che invece era il giro da 7 km intorno a casa. Fai un po'. E avevo fatto la mezza maratona in 1,26 all'esordio, allenandomi praticamente facendo un terzo degli allenamenti che mi diceva di fare. Va bene, interessante. Comunque lo testeremo nei prossimi giorni. Devo fare anche la recensione su The Running Pit, me l'hanno mandato per quello comunque. Vai, lancia. Vai, ci sei? Ci No. sei? Inizia, anche questo sembra leggero, ormai le scarpe da corsa sono tutte leggere. Questa l'ho pagata io con i miei soldi, con la mia nuovissima carta di credito che si chiama Curve, peraltro. E quindi giusto saperlo. Mamma mia, se te la meni, oh. Questi qua non sono con i coffee, quindi. Questi non sono con i colli, no, che se no sarebbe tua la scarpa. Che Allora, vedo che è marca una è? Vabbè, Nike. non lo puoi sapere. Eh?
Non si capisce di che marca sia. No, quella che inizia con la N, quella che inizia con la N, continua con la I e continua K e. Allora dai, che qualche indicazione, secondo me in pochi secondi la indovini. Quanto pesa? Allora, forse è la stessa scarpa che prima ti avevo detto che dovevamo testare. La Next Percent 2. Assolutamente la Next Percent 2, non a caso l'abbiamo presa proprio per fare in modo di avere tutto il confronto tra le varie scarpe al carbonio. Questi erano tanti caffè. Prima nell'altro video, per far capire che non è niente di preparato, ho detto che mancava questa all'appello. Forse è la prima volta che la tocchiccio. Sembra quasi un pochino più diretta della Next Percent 1. Ti dirò che la tomaia sembra più traspirante, ma a me piaceva tanto quella, era molto particolare quella della Next Percent 1. Sono curioso di sapere che numero hai preso, perché della Next Percent 1 bisognava prendere un numero più grande. A me questa qua mi sta piccolissima e dovresti provarlo te, vabbè, questo lo direi te. Hai preso un 27 cm, quindi bisognerebbe vedere se ti calza giusto o avresti dovuto prendere un 27,5. Io mi ricordo che porto il 27,5 dalla Next 1, avevo preso il 28. Sì, no, beh, poi alla fine io preferisco per le scarpe da gara che siano comunque, che calzino comunque giuste. Lo preferivo anche io, ma la Next proprio non mi ci entrava, quindi facevo abbastanza fatica ad inserirla, quindi la 28 era quella giusta. Cosa ne pensi di questa scarpa? Guarda, te l'ho detto, giustamente secondo me l'hanno tenuta praticamente uguale all'altra, quindi intersuola e battistrada identici, hanno cambiato la tomaia perché in effetti anche a livello marketing dovevano fare qualche cambio. È una tomaia che sembra un calzino ma abbastanza tosta, quindi secondo me terrà abbastanza bene e praticamente niente, è cambiata solamente la tomaia. Non mi ricordo se queste stringhe fatte così c'erano già sulle Next, no, mi sembra di no, le avevano messe sulle Alpha Fly, che sono ottime perché non si slacciano praticamente mai. Direi che la Next 1 è stata la migliore scarpa sul mercato e credo che anche questa qua sarà lo stesso. Se dovessi fare una classifica, so che la settimana prossima ci dobbiamo dedicare, adesso che abbiamo tutte queste scarpe, e faremo la classifica delle tre migliori, quindi vi consiglio di, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e comunque di seguirci, perché questa sarà un video abbastanza interessante. Se dovessi fare una classifica solo a livello Nike, come posizioneresti le varie scarpe con carbonio per chi vuole correre una maratona? Mi fai una domanda, ne sono uscite tre però. Ah no, quattro, scusami, Alpha Fly, Next 1, Next 2 e Alpha Fly. Sì, fare la classifica delle migliori quattro di Nike in quanto sono uscite in quattro, guarda, ahimè, la Next 1 e la Next 2 le metto sullo stesso piano. Come forse avevo già detto, l'Alpha Fly mi ha stupito in pista, era davvero una scarpa clamorosa. E su strada, sulle gare brevi, non l'ho trovata top, la devo riprovare su delle gare un po' più lunghe. Ahimè, avevo avuto la possibilità alla maratona di Reggio, ma finita dopo 3 km. E la Vaporfly 4% mi era piaciuto un sacco come comodità, come miglior scarpa sul mercato in quel momento. Era un po' come l'iPhone 3G quando era uscito sul mercato. Come lei non c'era niente, è uscito l'upgrade che era la Next, che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi in ordine, forse solo per le gare su strada per lunghe distanze, per ora metterei Next, Vaporfly 4% per ultima l'Alpha Fly, che ripeto è stata una scarpa un po' strana che mi è piaciuta un sacco in pista. Però non si può usare, quindi. Esatto, per lavori brillanti è stata una scarpa super, forse la migliore delle tre. Sulle gare un po' più lunghe l'ho trovata un po' più pesantina e quindi vabbè, la metterei terza. Va bene, grazie Andrea, spero di vederti presto la settimana prossima in pista, dove appunto faremo questa recensione. Mi raccomando,
Buy Us a Coffee, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima volta in pista allora.